il Museo di Napoli perché finalmente vogliamo che la città abbia uno spazio dove la stessa possa essere raccontata. E questo potrebbe avvenire, se mi consentite, grazie allo sforzo di 30 anni che il sottoscritto, realizzando una raccolta che è considerata un unicum, metterebbe a disposizione della collettività tutta. Il Museo di Napoli dovrà essere l'occasione per risvegliare le coscienze, per far conoscere a chi non conosce, per avere un luogo della memoria, una casa di tutti dove potersi ritrovare, dove poter gioire delle nostre possibilità. Noi oggi con questo incontro, che poi oggi, perché oggi? Perché oggi la pagina compie un anno, la pagina di Facebook che comunque ha superato le 9.000, siamo intorno alle 9.350 visioni, che è straordinario in un anno per una pagina così dedicata a livello internazionale. Museo della canzone napoletana, di certo non a Napoli, esiste a Tokyo. In quale città esiste il museo del più grande tenore di tutti i tempi? Napoli l'ha dimenticato. Loro, il sindaco, le istituzioni sono venuti a casa mia, hanno promesso, loro hanno detto sì, facciamo, dobbiamo fare, e non hanno fatto niente. Allora a questo punto ho invertito la cosa, vengo io da loro, cioè generalmente abbiamo incontrato il cittadino che va, invece loro, proprio perché consapevoli della bontà dell'iniziativa, della raccolta, sono venuti. E questo devo dire è stato per me motivo di lusinga, mi hanno omaggiato di una testimonianza, è venuto il primo cittadino a Marano, che dice da Marano, quindi poi, però poi di concreto noi rivendichiamo con orgoglio una sede per poter offrire alla collettività tutta e al mondo il Museo di Napoli.